Vogliamo sapere, signor Ministro, una volta per tutte, se esiste o meno un elenco aggiornato dei finanziamenti elargiti negli ultimi anni da soggetti pubblici e partecipati sotto varie forme a favore delle compagnie aeree e quanti soldi prendono sistematicamente i vettori low cost dagli aeroporti italiani a titoli di accordi di co-marketing. Era lo scorso 17 aprile quando abbiamo interrogato in aula alla Camera il ministro dei Trasporti Delrio, chiedendogli per l'ennesima volta quanti soldi pubblici vengono dati ogni anno alle compagnie aeree low cost. In quell'occasione Del Rio ci ha risposto con una cifra molto approssimativa, oltre 40 milioni di euro, senza però darci l'elenco degli aeroporti italiani che, in assenza di qualsiasi procedura di gara trasparente e concorrenziale, usano i soldi dei cittadini per attrarre sul proprio territorio i vettori low cost. Eppure la legge vieta di erogare in questo modo sovvenzioni pubbliche perché drogano il mercato. Qual è quindi il trucchetto utilizzato dalle società aeroportuali di cui spesso fanno parte anche enti locali come regioni e comuni? Il trucchetto si chiama accordi di co-marketing e viene stipulato dagli aeroporti con le compagnie aeree per finanziare iniziative di promozione territoriale e attività turistica in cambio di voli quotidiani e milioni di passeggeri. Come? Senza alcun bando pubblico di gara e attraverso contratti segreti che invece per legge dovrebbero essere resi pubblici. A quanto ammonta precisamente questo flusso di denaro? Nessuno lo sa. Né il ministro dei trasporti Delrio, né l'autorità dei trasporti, né tantomeno l'ENAC, braccio tecnico del ministero che invece dovrebbe vigilare sulla gestione degli aeroporti italiani. Visto che il governo non ce lo sa dire e si rifiuta di controllare, ve lo diciamo noi: tra i 400 e gli 800 milioni di euro all'anno. A tanto ammonta il malloppo regalato in Italia da regioni, province e comuni tramite le società aeroportuali alle compagnie aeree low cost. Solo Ryanair ha preso oltre 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. La stessa Ryanair che sottopaga i propri lavoratori e ha lasciato a terra centinaia di passeggeri. Tutto questo mentre è in atto la crisi di Alitalia, tuttora senza un piano industriale, a quasi 6 mesi di commissariamento, con i lavoratori in piazza che chiedono certezze sul destino dell'azienda e il governo che non è stato nemmeno in grado di vigilare su queste situazioni che dovrà decidere il futuro della compagnia. Abbiamo regalato un fiume di denaro pubblico alle low cost, che poteva essere meglio investito. Ma allora quanti sono gli aeroporti in Italia il cui traffico prevalente, solitamente low cost, deriva da accordi di co-marketing? Il governo faccia rispettare la legge e tiri fuori questi contratti, ma soprattutto avvii un piano di razionalizzazione degli aeroporti nazionali, valorizzando gli scali che hanno un bilancio inattivo e sono disposti a tutelare ambiente e salute, così come previsto dal nostro programma di governo. Basta con questo spreco di denaro pubblico.